Oggi andiamo a visitare il Far West della Spagna. E niente, alla fine abbiamo fatto cambio posto perché la signorina gli gira lo stomaco e gli viene da vomitare se fa il video mentre andiamo, quindi cambio video maker. That's it. Per chi non lo sapesse, non so se ci seguite anche su Instagram, se non lo fate, fatelo. E semplicemente siamo qui nelle zone di Siviglia, Huelva, da circa un paio di settimane. Sì. E da quando siamo arrivati ci è capitato qualsiasi tipo di problema, dalla batteria che si era scaricata e l'abbiamo dovuta cambiare, da si è rotto il magneto termico, insomma è successo veramente la qualunque. E che fortuna, sì, è andata veramente bene. Ed è la prima volta che da quando siamo tornati che stiamo riuscendo a prenderci un giorno di pausa, perché ovviamente lavoriamo anche, e quindi è la prima volta che riusciamo ad andare a vedere un posto, un qualcosa che ci incuriosisce. Pensate che in questo posto ci sono macchine, ma la gente va ancora a cavallo e siamo stracuriosi di vedere com'è questo luogo. Non sappiamo, come vivono, sì, i locali. Sì, non sappiamo cosa aspettarci, era una mostra. Siamo arrivati nel Far West e non siamo ancora entrati nel centro della città. La città si chiama El Rocío, ma già da fuori ti sembra veramente di essere nel Far West ed è veramente strafigo. Guardate. Sei già in stile Far West con quel cappellino. E abbiamo appena scoperto che parte il cammino che arriva fino al cammino di fino a Santiago, ovviamente. Non lo sapevamo, però a quanto pare questo è uno dei cammini. Dopo ci informiamo e capiamo bene. Guarda. Che figa. Fai la ballerina. Ed è proprio qui, davanti a questa chiesa, che sentiamo la voce di persone che cantavano a squarciagola. Scopriamo in seguito che stavano festeggiando una festa religiosa. La particolarità di questo villaggino è che le strade sono tutte sabbiose e non c'è neanche una strada asfaltata. E soprattutto tutti vanno in giro con i cavalli, quindi non ci sono macchine tranne quelle dei turisti, chiaramente. Esatto. Dopo esserci fatti un bel giro, abbiamo scelto di mangiarci una zuppa di pomodoro tipica dell'Andalusia e una tortilla di gamba, che è una frittata di gamberi. Ok,
notato che veramente tutti sono vestiti tipo da cavallo, no? Cioè, avete da scuderia. Da scuderia, sì. E sembra che proprio questo posto sia un mondo a parte, al di là dei turisti, delle macchine che ci sono. E sembra proprio di essere in Far West, con tutte le case fatte in maniera particolare. Sembra proprio di essere in un altro mondo, in un altro paese. E tu che vieni da fuori, sei vestito normale, adesso a parte io il cappellino, ti senti strano perché sono tutti vestiti nello stesso modo. Sì, diciamo che è come se loro si fossero creati il loro mondo un po' retro, ed è bello proprio per questo, perché ti senti di andare a casa di qualcun altro e capisci che in realtà ognuno poi vive la vita come vuole, e di conseguenza è bello scoprire nuove culture. Adesso, dato che si trova nel parco della Lognana, andiamo a vedere anche cosa c'è qua intorno. Dopo essere stati a Rosio, adesso stiamo andando nel Parco Nazionale della Lognana. E cosa c'è qua, Mari? C'è la possibilità di vedere sia i fenicotteri, cosa stranissima perché io non sapevo che esistevano in Spagna, sia le linci. Sì, e soprattutto ci sono un sacco di cavalli. Sì, quindi adesso speriamo in un avvistamento di una lince o di un fenicottero. Ci sentiamo un po' in un safari perché è una strada stretta, devi andare piano. È una strada stretta dove siamo da soli, totalmente da soli, in mezzo alla natura, in mezzo a questo bosco tipo. E adesso ve lo facciamo vedere comunque. E niente, andiamo nella speranza, oddio, di vedere qualcosa. E niente, gli unici avvistamenti che abbiamo fatto oggi sono queste formiche rosse. Così decidiamo di tornare in van e trovare un posto per passare una bella serata romantica. Menù della serata? Oggi è uscito un po' il terrone che noi. Giulia preparerà una focaccia in padella, buonissima. Su Instagram abbiamo anche la ricetta di come la fa. Qua ci sono un po' di verdure grigliate. Come direbbe mia mamma, infuocate in giallo, quindi piene di olio. Piene d'olio. E cipolle caramellate. Vediamole. Le cipolle. Mmm.